Ciao amici, volevo condividere con voi quello che mi è successo oggi, perché non mi sono ancora ripresa. Finisco il mio lavoro a Roma e decido di fare una sorpresa e di tornare a casa per cena, perché c'era anche mio figlio con la sua fidanzatina. Trafelata, arrivo alla stazione, vedo treno Milano Centrale, salgo sul treno al binario 10. Mi sentivo qualcosa che non andava, ma non capivo. Come si chiudono le porte del treno, finisco la telefonata, alzo lo sguardo e vedo Napoli. Mi è preso un colpo. Corro dal capotreno e dico: ma c'è una stazione più avanti, si può scendere? No, non c'è nessuna stazione. Mi sono sentita male. Ho detto: vabbè, arriverò a Napoli, prendo un treno per Milano. Peccato che questo treno ha fatto tipo 154 minuti di ritardo, 70 minuti fermi, peraltro la maggior parte dentro una galleria, una meraviglia. Ero sconfortata, non mi davo pace. Io che sono sempre super attenta, super organizzata, precisa, ho detto: ma come cavolo ho fatto? Va bene, arrivo a Napoli dopo 3 ore e passa, non c'è più nessun treno per Milano. Ma un unico treno, l'ultimo della serata, che arriva a Roma. Ero talmente sconfortata che ringrazio questo ragazzo che mi ha vista basita, che non sapevo che pesci pigliare, che è venuto a darmi conforto. Grazie, vedete che è sempre bello trovare qualcuno che è pronto nel momento del bisogno. Ma sono ancora così stupita di quello che mi è successo e anche depressa, che non mi do pace. E allora volevo capire se anche a qualcuno di voi è successo, perché mi sembra una roba pazzesca che mi è successo a me questa cosa, che anziché prendere il treno per Milano, ho preso il treno per Napoli.